volevo far vedere il mio autoregalo di Natale. Ora mi faccio anche l'altro. E vedo questo armadio, ok, che è vecchissimo, che trema tutto, pensavo mi venisse addosso. Mamma mia, io non ce la faccio più a tenere questa mascherina. Anch'io, sono tutta bagnata sotto. Guarda qua. Ora andiamo a mangiare. Velo. Ti va? Sì. Ma qua golf. Golf e Darem. Fanciulli, buongiorno. Allora, aspettate che sto chiudendo la casa un attimo. Ok, io sono tornata a casa, ho mangiato, mi sono anche vista con Marco e adesso sto invece andando. Aspettate, recupero le mie scarpe ghiacciate e vado a Milano. Perché praticamente è arrivato il nuovo telefono di mio papà. Io in realtà dovrei anche fare un reso, ma me lo faccio fare domani da mia mamma. E quindi va bene, approfitto, vado a Milano perché se mi arrivano certi pacchi almeno sono già lì e me li recupero. Però non sto tantissimo perché altrimenti non torno più. E niente. Buongiorno. Oggi è il 14, martedì. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono dai miei perché ho pomeriggio, stamattina sono andata a lavoro ma ero vicino a casa e oggi è il 14 martedì e niente, ho mangiato, ne ho approfittato che almeno ho visto anche i miei e di là ci sono una marea di pacchi che volevo farvi vedere, però in primis vi volevo far vedere il mio autoregalo di Natale che mi è arrivato adesso, cioè ieri in realtà, lunedì, e alla fine ho deciso di usarlo già. Quindi, insomma, fa niente, non importa, è un autoregalo, però ho deciso di iniziare ad usarlo adesso. Eccola qua, allora, è arrivata con tanto di busta, bellissima, perché così la posso conservare, e questa qui è la borsa in questione, è la borsa di Coccinelle, si chiama Concrete Handle, tipo, ed è la misura media, come potete vedere ha la tracolla qua dentro, questa qua. Io l'ho già attaccata in realtà perché l'ho vista e niente, è bellissima secondo me, proprio stupenda. Poi ha questo manico che volendo la potete portare così, insomma, a mano. Questa C mi sembra un po' troppo evidente, molto soprattutto perché mi chiamo, cioè, Carol, quindi direi che la possiamo anche mettere dentro. E niente, la sto guardando con voi in realtà per la prima volta. Dentro è praticamente... Aspettate, cerchiamo di far vedere, rendere... Allora, è tipo un marroncino color terra dentro, ok? C'ho questi due scomparti qua e poi anche qua davanti, cioè qua dietro, scusatemi, c'ho questa mega cerniera. È una borsa nonostante sia una M, perché può sembrare, cioè rispetto a questa qui ve la faccio vedere, che è la mia Michael Kors. Guardate, vedete che ovviamente questa qui, la Michael Kors, è molto, madonna mia. Pesa un fottio sta borsa, è molto più grande ovviamente, questa qui è più piccolina, cioè è un po' più contenuta, però in realtà una volta aperta dentro è proprio bella, cioè è bella larga dentro, è bella spaziosa. Ok, eccomi qua, ho deciso che adesso apro a questi altri pacchi, spero che si veda qualcosa, no così non si vede proprio una mazza, scusatemi, ok forse così sì. Questo qui è un pacco di Crespi Milano, come potete vedere. Allora, qua mi è arrivato con Poste Italiane, sì. E praticamente ho ordinato delle fragranze per mia mamma.
e in realtà anche per me, e in omaggio c'era una lampada catalitica. Ci ho messo una vita solo per spacchettare sta roba, vabbè, molto bene. Praticamente questa qui è la lampada catalitica che useremo a casa. Vediamo un attimino che forma mi hanno mandato, perché era in omaggio, ok? Solo questa costa, dovrebbe costare sui circa 30 euro, giù di lì. C'è la miccia, penso si chiami così, e poi, olè, c'è questa che è tonda, così. E questa qui è un'ottima, insomma, è un'ottima difesa contro i cattivi odori, soprattutto quando cucinate, il fritto, il fumo. È fantastica. E poi queste qui che sono le varie fragranze, che penso che alcune ne regalerò a mia mamma e altre ce le teniamo noi. È andato. Poi l'altro pacco è questo di Amazon, dove mi sono fatta arrivare questo qui, che è mio. Come si dice? Questo qua è l'acqua micellare della Bioderma, perché l'ho preso appunto da su Amazon, perché costa leggermente meno, anche se in realtà sono circa 11 euro. E poi ho preso questi lacci che mi servono per il lavoro. Allora, io mi trovo bene con questi lacci per fare i prelievi omostatici, come potete vedere, sono così, ok? Non lo so, mi trovo molto meglio con questi che rispetto al resto, se devo essere sincera. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono a casa, sono le 11:30 e oggi è mercoledì 15. In realtà ho sistemato un po' di cose, nel senso che ho lavato un po' di robe, poi stavo finendo di sistemare, ero al telefono con mia madre, quindi onestamente non mi sono messa a vloggare, eccetera. Qua stamattina c'era veramente il delirio più totale, adesso ho cercato di dare un minimo di ordine e in realtà dopo devo filmare un video, quindi ho deciso che comunque mi tengo qua la ring light e le cose, perché vi dico già nello spoiler di questo vlog che è, oh signor, è un video, come si dice, haul, ok? Quindi questo, e anche qua ho sistemato le cose, l'unica cosa che appunto mi serve, mamma mia che faccio ragazzi, devo sistemare i pigiami, ah penso anche che la lavatrice abbia finito, ah no, che povera illusa, no però sta per finire, quindi devo buttare anche queste cose, devo dare una pulita al bagno. Se lui non si libererà di Quinn, lo farò io. Ero da papà prima e qui... Ok, fanciulli, noi abbiamo mangiato, io devo ancora stendere la lavatrice, che secondo me a furia di lasciarla lì così rimarrà fra un po' lì appesa, insomma. Io adesso, scusatemi, sono sparita dallo schermo un attimino, ma perché Marco è tornato, abbiamo mangiato, mi sono messa a sistemare alcune robe e niente, adesso stavo vedendo un attimo Beautiful, ma non sono neanche riuscita a vederlo perché ho parlato un attimino con un mio collega. Comunque, mi faccio il mio tampone classico di controllo, sapete che comunque lavorando un po' ovunque, non si sa mai, ecco. Io questi qui, ok, me li prendo su Amazon, lo stesso marchio, secondo me anche a poco, 5 euro, li vende la Coop. Ci sono altri marchi, ho visto anche in commercio e nelle farmacie, che però le fanno pagare dai 15 euro in su un tampone, che secondo me è una follia, però vabbè. E niente, io mi sono presa questo su Amazon ed erano 5 tamponi, ok? Qui c'è il mio tamponcino, poi c'è questo qui, che è il test, poi ho, cosa abbiamo? Ho il buffer, questo qua, e il contenitore, ok? Allora, sì, di solito io riassemblo sto coso, che di solito mettono già dentro, e ci metto sopra questo. Poi apro questo, mi sono già lavata le mani, che poi in realtà lo faccio a me stessa, sono da sola e tutto, quindi non è che devo mettermi chissà che cosa. Tac, metto il liquido, come potete vedere. Cioè non vi ho mai fatto vedere come faccio il tampone, però di solito appunto facendomelo da sola. Poi
almeno vi faccio vedere. Apro questo, ok, il liquido va messo qui. Ora mi armo di pazienza e mi faccio questo tampone. Oh. E non è andato, è sempre da lacrimare. Ok, ora mi faccio anche l'altro. Io lo lascio anche così un minutino magari, vedete? Ok, tampone fatto e negativo. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, qua ho messo il liquidino che veniva da lì e niente, una tacca. C'è da dire che io ultimamente a lavoro sto trovando un po' di positivi, quindi comunque non si sa mai, alla fine me lo... Beh, cioè, secondo me è anche giusto farselo, insomma, il tampone. E... niente. E va bene così. Comunque, almeno vi ho fatto anche vedere questa cosa qui. No, ormai sono abituata in realtà, anche se farmelo fare da altre persone mi verrebbe un po' l'ansia, perché ormai avendo imparato da sola la tecnica, è raro che mi faccia toccare il naso da qualcuno. Buongiorno, allora sono quasi le 11, io ho finito di lavorare e sto tornando su a casa, insomma. E che vi volevo dire? Niente, per me oggi ufficialmente inizia il weekend, quindi sono contentissima. E domani Marco parte, in realtà dobbiamo fare un sacco di cose a casa, quindi devo un po' spicciarmi oggi. Mamma mia, non mi sembra vero che mi sia finita già la settimana. Cioè, devo dirvi che... sto facendo degli orari comunque decenti, a parte ieri che sono tornata a casa tardissima ed ero morta, perché ora che ci siamo messi a mangiare saranno state le 10, penso, ieri sera, perché sia io che Marco ieri siamo tornati tardi. No, veramente una sfacchinata, sicuramente, però vabbè, ecco. Niente, adesso ho deciso che mi faccio un cappuccino e la metto a lavare tutta sta roba. Fanciulli, allora io ho finito la serie, niente, nel senso che non mi sono messa a fare niente, la luce, aspettate. Però adesso giuro che mi metto a cucinare. Cioè, allora, metto a bollire i cavolfiori perché li volevo fare. Alla fine Marco non viene. Cioè, non viene a pranzo perché effettivamente mi sono pure dimenticata che oggi doveva ritirare delle palline di Natale che avevamo preso per i nostri genitori, per la nostra famiglia. E nulla, quindi io mangio da sola, perciò ho pensato di mangiare queste robe qua. Cioè, mi finisco questa sorta di gorgonzolino, c'è un po' di cavolfiore rimasto, me lo mangio. E qui ci sono due fettine di pollo. Allora, ho fatto bollire un pochettino i cavolfiori per circa tipo una quindicina di minuti più o meno. Adesso li faccio saltare in padella con un filo d'olio, così vengono buoni, croccanti, però dentro rimangono morbidi. Ok, cavolfiori con il parmigiano. Questa mini cotoletta vegana, un po' di maionese che non guasta mai e aspetto Beautiful. I'm still here, ok. Oh, sto aspettando Marco, sono scesa in farmacia a prendergli delle medicine, ma mi sono messa a mangiare di nuovo. Io sono in preciclo, ragazzi, cioè non sono ipoteticamente incinta, quindi nonostante io abbia parecchia fame ultimamente. Eccole qua, abbiamo preso queste... palline natalizie fatte in maniera proprio, come si dice, artigianale, ok? E sono state soffiate a mano, ovviamente, vedete? Aspettate, vi faccio vedere. Eccolo qua. Soffieria dei Carlini.
per chi è delle zone Monza Brianza, ma che io ho trovato questa sorta di soffierie. E qua c'è quella per i miei, qua c'è un casino della Madonna. Qui ci sono quelle per la famiglia di Marco, che non sto a farvi vedere, insomma vi faccio vedere la nostra. Che ovviamente anche tutto questo stand è super super carino, secondo me. Bella. Poi hanno messo anche il mio nome intero, quindi ancora meglio. Buongiornissimo. Allora, oggi è un orologio. Dovrebbe essere il 18 dicembre. Oggi Marco parte, è andato a lavoro. Infatti non so se si vede, però vabbè, aspettate. Là in fondo ci sono già tutte le sue cose pronte. Ho dovuto sistemare un po' la casa perché non vi dico stamattina cosa c'era. Cioè, meglio stendere un velo pietoso. E aspettate, perché volevo appoggiarvi da qualche parte, ma non so dove. Fatto sta che devo impacchettare questo regalo qua. Guardate che bello. È una grappa invecchiata, tutta impacchettata per bene con i bicchierini, con la collezione, cioè la collezione appunto dei bicchierini. Secondo me era carina da fare a mio padre. Allora, invece questa qui ve la faccio vedere perché secondo me è bellissima, aspettate. Cosa? Lì c'è il mio soprannome, è il soprannome che diamo a mia mamma si chiama Violetta, ma la chiamiamo tutti Violi, e mio papà che ha il nome corto si chiama Senon e lo chiamiamo tutti Senon. Questa l'ho regalata appunto per i miei, tanti miei non guardano i miei video, quindi sono sicura su questo. E adesso vi faccio vedere la mia e di Marco, che abbiamo intenzione di tenerci tutto l'anno. Come potete vedere, eccola qua, Marco e Carol N. E vi faccio vedere anche il brand, per chi è di Milano si chiama Soffieria De Carlini. È un made in Italy, è tutto fatto a mano, ovvero loro hanno il soffiatore che fanno questa palla a mano, fanno anche tutta questa struttura e poi quello che decora insomma le palle così personalizzate. E sono contenta che appunto ha messo il mio nome intero, per fortuna, perché almeno quello. Ta-da! Pacchetti fatti. Allora, io c'ho un attimo la tachicardia perché praticamente sono qua da sola in casa. Io non sono fan dello stare da soli in casa in realtà, cioè a meno che non sia a casa a Milano, perché forse cioè, c'ho più confidenza in realtà, anche quando sto lì da sola mi è un po' l'angoscia, non lo so. Però particolarmente in questa casa non mi piace di base. Marco è andato a lavoro perché oggi pomeriggio lo devo accompagnare, no? E stavo sistemando, cioè qua c'ho la roba da lavare che devo portarla a Milano. Praticamente ero qua, ma proprio qui, così che stavo sistemando le cose e vedo questo armadio, ok, che è vecchissimo, che trema tutto, pensavo mi venisse addosso, vi giuro, cioè per un momento sono rimasta bloccata e poi sono uscita subito dalla stanza qua e cioè sono venuta qua e ho iniziato a sentire le persone urlare fuori, cioè, mi sono un attimo, avevo capito che era il terremoto, ok, però non sapevo se dovevo scendere o meno perché per fortuna si è fermato. E era da prima che sentivo delle cose strane in realtà, quindi forse magari altrove è successo un po' più forte. Al lavoro Marco mi ha detto che loro l'hanno sentito di brutto e niente, quindi adesso devo finire assolutamente le cose, però vi giuro che mi sono presa malissimo. Infatti adesso stavo cercando di chiamare mia mamma che però non mi risponde, ma adesso la chiamo perché a Milano ho sentito una mia amica che mi ha detto che con cui mi dovrei vedere stasera, l'Anna, che lei l'ha sentito tantissimo. Adesso la richiamo mia madre perché non... Fanciulli, niente, sono ufficialmente viva a casa, fa un freddo atroce. Comunque questo qui era il mio trucco di stasera, che in realtà cioè, è più o meno la stessa cosa. Comunque ragazzi, cioè, sto vedendo che qua mi sta cedendo la palpebra, sto proprio invecchiando, raga.
Buongiorno fanciulli, allora oggi è domenica, dovrebbe essere 19 in teoria, latte di riso, qua per fortuna c'è sempre questo, cosa che dovrei prendere anche per casa, sono qua dai miei, adesso starò qua per una settimana, mentre Marco è giù e mamma mia vi giuro, cioè stamattina sono devastata, non sono neanche tornata tardissimo perché saranno state le 11:30 ieri sera giù di lì, però sapete il tempo che vi struccate, fate eccetera, io poi in più ho una faccia, ieri mi sono accorta che veramente mi sta calando tipo la palpebra, dovrò iniziare a fare qualche refill al viso, niente mi sono svegliata, mi sono svegliata e non c'è nessuna carta. Col fatto che sono abituata sempre a stare attorno alla gente in generale, che quando vado a lavoro, per me non è normale questa cosa, no? Ed è una cosa che ho iniziato a sentire tanto quest'anno, perché alla fine cioè lavoravo sempre a Milano, ho lavorato a Milano per 9 mesi di fila, dove ero perennemente sempre circondata dalla mattina alla sera da persone. Io arrivavo alla casa la sera, c'era Marco e quindi non sono mai stata abituata a stare da sola. Adesso che comunque lavoro metà a Milano, metà a Monza, quando sto a Monza e ho il tempo per me, vi giuro che i primi giorni, cioè, sono stati tipo una tristezza assurda, ma poi per carità, cioè, faccio un sacco di cose perché comunque mi tengo impegnata, cose che magari appunto stando sempre perennemente a Milano non riuscirei a fare, ma è una roba troppo strana, cioè io non pensavo di arrivare al punto di soffrire, cioè soffrire ovviamente relativamente, di, si può chiamare solitudine, perché, cioè, non lo so. Non fraintendetemi, mi piace stare da sola, assolutamente, però ci sono volte in cui mi scoccio proprio, cioè ore della giornata in cui mi scoccio proprio e non vedo tipo l'ora che Marco arrivi a casa. Ok, allora siamo a casa e mi sto facendo aiutare da mio papà a levarmi la muffa dal bagno perché purtroppo si sta di nuovo accumulando come l'anno scorso. Volevo farvi vedere se riesco questa giacca che ho preso, cioè in realtà me l'ha regalata mio papà e l'abbiamo presa appunto alla Decathlon, solo che non si vede una mazza. Ok, forse così si vede meglio ed è di questo marchio qua, vedete? Se ve la faccio vedere meglio decisamente. Comunque è a più o meno qua, c'ha sta roba pelosina, non so come dirvi, comunque è a piumino, è leggera e bella, cioè tipo aderente, non so come dirvi, con tanto di cappuccio fuori impermeabile, in realtà si usa per sciare sta giacca, però è bella perché appunto è leggera, cioè non è ingombrante come l'altro mio parka, il mio cappottone, quello che utilizzo, che mi vedete sempre nei vlog, e quindi mi piace. È questa giacca con tra l'altro qua che si può stringere e sulla manica sinistra anche una taschina qua interna. Io ho preso una S, ho provato sia la S che la XS, ma la S cioè riuscivo a respirare un po' meglio perché è molto fit, non so come dirvi. Dentro è fatta col piumino, c'ha questa tasca interna, questa tasca con la cerniera che è fenomenale questa cosa. Poi mi piace questa cosa qui del pelo qui, è veramente... Quando l'ho vista poi mi è piaciuta subito la combo di questo colore e il marchio è questo qua, non lo conoscevo e il cappuccio è attaccato ovviamente, si può stringere ed è ovviamente fuori impermeabile. Sotto qui vi tiene bello, cioè questa cosa qua elastica, all'inizio pensavo, ho detto ma cos'è sta roba, si stacca, invece no. E, però è utile perché rimane bella aderente, non so come dirvi, ai vestiti sotto. Quindi è carina, veramente veramente carina. Devo togliere solo l'antitaccheggio prima che poi dopo inizia a suonarmi. Fanciulli, ce l'ho fatta. Ho montato il video vlog più lungo del mondo. Cioè erano tipo un'ora di clip, ma è una roba allucinante. Non lo so neanche io come ho fatto a fare una cosa del genere. L'ho fatto pure in 2 giorni separati. Cioè vabbè, comunque io sono dai miei e niente, oggi pomeriggio in realtà sono andata a fare un giro. Cioè prima sono andata al Bricco a recuperare della vernice
per la muffa che mi sono fatta aiutare da mio papà per levare la muffa a casa e niente, quindi mi sono fatta aiutare. Io nel frattempo ho fatto una lavatrice e ho sistemato un po' casa e poi mi sono anche guardata Amici e poi siamo ritornati a Milano semplicemente. Quindi volevo fare una conclusione a questo weekly vlog che onestamente non so neanche in che condizioni io abbia realizzato questa sorta di weekly. Spero che questo weekly molto incasinato vi sia piaciuto e basta, ci vediamo la settimana prossima, cioè con il prossimo weekly vlogmas.